Questa era una posizione di danza. Benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi ci troviamo nella mia stanza del castello. Abbiamo un operatore dall'altra parte della camera di nome Erika Ghepardi. Oh, questa non me l'avevi ancora fatta. Quanta esilarazione. Se la vedete così ferma, non è che le hanno fissato le braccia così, ma perché sta usando una Osmo Mobile, scusami. Ma ho velato il tuo trucco truccoso. Da dove iniziamo? No, non vi ho detto che video è. Ti porto a fare un tour della mia stanza del castello, del salotto. Non vi faccio vedere il resto perché sennò sarebbe la prossima volta. Erika, da dove vogliamo iniziare qua? Non lo so, da lì. Colorato. Dall'ingresso. Innanzitutto, cavalletto. Sì. Funziona così. Aspetta, ti faccio vedere quando entro. Aspetta. Va bene. Chi è? Niente. Non compriamo niente. Salve. Madonna, che inquietudine che neanche il conte Ola fa allora. Innanzitutto, scarpe. Super Mario Game Over. Sì. Basta, finito. Scarpe, altre scarpe, tutte le altre sono nel letto sotto il collo. Alla mia sinistra potete notare il... Sì? La dichiarazione che so il giapponese, il certificato. Ah, dei redditi, pensavo. No, la dichiarazione che so qualcosa in giapponese. Qua sopra invece abbiamo un disegno originale della signora che disegna Hello Kitty. Sì? Ed è preziosissimo. Come questo. Si chiama la signora che disegna? Oh, signora. C'è scritto qua, non lo leggi? Sì, hai ragione, è chiarissimo. Comunque dovrebbe essere Yoko Yamaguchi, okay. Se non mi sbaglio, ma dopo lo verifichiamo. E questo... sopra c'è scritto Dear Fiona, in teoria? Certo! Ah, hai visto che so leggere anche il giapponese? C'è scritto anche Hello Dear Friend. Quello lo so leggere. Questo è un Wolverine fatto appositamente per me. Sì? Ciao Paolo Parente, che saluto, che è un disegnatore Marvel e solitamente fa, è specializzato in Wolverine. Questo è un regalo di Natale, un orologio fatto da Space Invaders. Fatto da Space Invaders, proprio Space, signor Space Invader. Vabbè, come sei vignola, Ian. Alla mia destra invece possiamo notare una splendida orsa. Sì. Io che stiamo recensionando congiuntamente alla leggenda. Oh. Questa è la mia nuova TV. Sì. Ciao, non me la restituirò mai più, faccio anche la rima. 65 pollici Bravia che recensiremo quest'oggi dopo un po' di tempo che stiamo usando, giusto Erika? Giustamente. Dietro abbiamo pupazzi vari ed eventuali, addirittura abbiamo dei Soul of Chogokin antichissimi di questo Eva. Dovrebbe essere uno 03. 04. Sono tutti uguali, cambiano i colori, ma non me li ricordo più. Questa, se non fai la brava... Guarda, capite cosa devo sopportare? Cioè anche le minacce di morte? Allora no, non è affilata, però se viene affilata... Ecco, così, volevo solo ricordarti che comporto bene. Taglierà la gola durante la notte, io non so, prima o poi. Altro Eva giapponese. Sì? Fatto di nanoblocks, dovrebbe essere, se non mi ricordo male. Ok. Che assomiglia molto al Lego, ma non è Lego, è una roba giapponese. Ok. Fa la figa per non riuscire a stare su. Questa versione, sì? Collectors di The Order, mi ricordavo The Order 1886. Sì. Queste robe dorate sono tutti gli autografi dei ragazzi dello studio. Ringrazio Andrea Pessino per avermi mandato questo. Anche perché se non lo ringraziavo. Poi lo dici tu a Pessino, esatto. Che non l'abbia ringraziato, no. Questo te lo sai dove l'abbiamo preso? Questo da Los Angeles con furore, esatto. Del sushi, Xbox One S, PlayStation 4 dei poveri e sì. Nintendo Switch con Zelda che dei ricchi ancora recensendo. Nel caso ancora non l'abbiano capito, che è la quarta volta che lo ci dici. Ci vediamo dopo, adesso devo fare questa roba noiosa con Erika. Ma si è spento. Dicevamo. Questo è l'angolo della roba del magazzino delle grill, non guardarlo. No. Cosa zoom? Oggi faremo questo video bellissimo anche. Mm. Quanti ottenni vorrebbero essere al posto nostro? Dimmelo. Ottenni. Dimmelo quanti ottenni. Anche di cosa ottenni e cosa non ottenni. Sì. Questo è l'angolo della roba da... Da recensire. Tu questo non sai che cos'è. Semini per il collo. Sì. Che si riscaldano sul calorifero. E cosa fanno? E provocano sollievo. Sollievo. Provocano. Provocano.
Sembra una controindicazione di medicinali, provo che lo sollievo. Cassone de Sony, che abbiamo recensito, andate a vedere. Continuo a sbagliare su e giù. Cassone de Sony, sì. Cassone de Sony. Cassone con le S, no, prima che pensiamo. Vabbè. Cacca di Arale. Sì. Bellissima. Da dove viene quella? Forse da un Lucca Comics and Games di 7 milioni di anni fa. Ok. Mattone di The Last... Cucu! Mattone di The Last of Us, quello che lei tira così contro i clicker. Sì. Che esagerata, lei è morbido. Il professor Layton. Oh. Con Luke che rompe i coglioni sempre, che vuol fare lì. Che cosa vuol fare? Niente, rompi i coglioni. I puzzle, vabbè. Sì. Questi sono tutti pupazzi, quasi tutti acquistati in Giappone. Erano usati ma incartati. I giapponesi hanno una strana concezione dell'usato. Ok. Poi questi che sono bellissimi, e se qualcuno non ti sta... Non ti sta sentendo, gli tiri uno schiaffo. Se no, qualcuno non ti sta simpatico. Furbi del McDonald's. Vabbè. Videogiochi vari ed eventuali. Milioni. Una poche balle. Sì. Puzzle. Giapponese. Comprato quest'anno. Fatto da madre e padre, perché io non avevo tempo di comporlo. Che brutta persona. Monitor AOC che abbiamo recensito un po' di tempo fa. Sì. L'ha recensito Eric, andatelo a vedere se avete bisogno di sapere qualche informazione in più. Composizione Lego che ho ideato. Guardate che meraviglia. Vuoi della luce? Aspetta. No, volevo far vedere com'è attrezzata Fiona. Allora, abbiamo c'è anche la luce. Ma luce. Ci sono anche i leddini. Guardate che meraviglia. Questa è una cosa che ho ideato. Non è vero? Non è vero? L'ho ideata dopo che sono andata a Lego. A Lego. Vi racconto la verità. Dai, di la tua verità, forza. La mia verità, è la verità assoluta questa, non è solo di la mia. Tua verità, forza. Le segretarie di Lego, che hanno 150 anni, la reception, esatto, sì. Sono molto evolute e quindi avevano questa cosa qua, cioè sul monitor, però girate verso il visitatore, avevano tutte le minifigure. E Fiona quando è tornata mi ha detto, ho avuto un'idea bellissima, ma in realtà l'ho copiata. PC che uso per lavorare è un Asus... UX501 se non erro, lo ZenBook Pro, non mi ricordo bene la cosa. Amiibo, come se piovesse, una princessa. Ma che bella. Questo è il pezzo forte invece. Sì. Libri impolverati di giapponese che utilizzavo. Guardate. Tipo 5 anni fa. Utilizzavo. Quando eri giovane. Possiamo usare in passato. Sappiate che sono i libri per cui Fiona dice ogni tanto devo ricominciare a studiare. Allora ne tira fuori uno e lo mette tipo in giro. Ma poi non è vero. Questo è bellissimo. Piscina morta che abbiamo trovato dentro Loot Crate. Sì, che è bellissimo. Pallina di Natale made in Lego. Ma che bella. No, si cappotta. Ehi, tu ti ricordi il modello di questo? E il mini speaker di Razer che si chiama Leviathan Mini. Esatto. Questa giraffa è la giraffa di The Last of Us, che ci ha portato la nostra amica Elisabetta da Los Angeles. Frigo che non è importante per il suo contenuto, perché non contiene niente. La parte importante è principalmente questa. C'è anche un Super Mario lì in basso. Dove? Ah sì, questo. Però abbiamo addirittura, di questa sono molto contenta. Ok, cos'è? Addirittura ho il Kosovo. Il Kosovo. Attenzione. Qua invece abbiamo un carrello della spesa. Sì. Questa di cui vado orgogliona parecchiamente. Oh. Ecco, Tokyo Disneyland, non c'è scritto l'anno, ma vabbè, mi fico. Ho pagato 25 euro l'una. Ho detto, se mi si rompono durante il viaggio, mi ammazzo. Poi abbiamo un Arale. Sì. Guarda. Ho anche un Winnie the Pooh col culo sfuggito. Che gli è successo, poretto? Si vede il microfono. Poi basta. No, aspetta. Ho due chicche. Una da sopra. Due chicche. Questo è Evangelion. Sì. Poi questa è un'altra chicca che possiede in casa. Una nave costa. Non una nave vera, un modellino di una nave costa. Nella costa di Adema. Dulcis in fundus. Questo altro puzzle.
sempre stato composto da madre e padre. Se, per lo stesso principio di prima. E questa è della città incantata di Miyazaki. Come sei preparata? Mille, so tutto. C'è qualcos'altro che abbiamo dimenticato? Hai dimenticato là, Topolino? No, anche quello è un altro puzzle giapponese. Dovete sapere che io i puzzle li compro solo in Giappone perché hanno una selezione. Poi non li monta lei, ma quello... Fai silenzio! Sembra svelare i trucchi, fai, guarda. Fai cazzi tua! Oh, anche di quello non hai detto niente. Uguale. Questo invece, che arriva sempre dal Giappone... Che sorpresona! È una locandina di Nausicaa della Valle del Vento, sempre di Miyazaki, che in giapponese si legge Kase no Tani. Kase no Tani no Nausicaa. Ok. Ecco, detto questo, adesso vado a indossare questa Cielo Manca. Che è nella top 10 delle magliette migliori del mondo, credo. Tutto ciò, guarda Erika, tu forse questo non l'avevi mai visto. Sì. Abbiamo una nuova calciatrice 2016-2017. Sì, avrei mai toccato un pallone a calcio in vita tua, ma, sì. Solo per fare tipo appena così e passarla agli altri. Abbiamo finito. Cos'è questa palla? Questo video che... Spero che vi sia piaciuto. Trovate in descrizione, che sarà una descrizione lunghissima, tutti i prodotti che abbiamo già recensito e eventualmente i modelli delle cose che magari vi interessano. Qualsiasi domanda abbiate, fateci sapere. Aia! Aia! Rimani stabile anche se ti picchio. Aia! Ricordate di guardare altri video sul nostro canale, di iscrivervi al canale e non mi resta che salutarvi. Andiamo a lavorare, presto! Presto! Ciao!